Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Oggi abbiamo due o tre missioni da fare: prelevare soldi, andare a fare la spesa, vediamo cosa c'è di buono, di interessante nei supermercati cileni. Cadaverino, ecco, non è così invitante. Quindi vi portiamo con noi alla scoperta dei supermercati cileni. Poi dobbiamo capire come andare a vedere i pinguini domani, se c'è qualche tour, se c'è qualcosa di interessante. Spoiler, costa tantissimo. Dobbiamo fare la sim, dobbiamo capire come recuperare i bagagli, perché è il nostro secondo giorno senza bagagli. Prelevare. Qui hanno le macchine tamarre che fanno casino. E quindi niente, andiamo e vediamo come va. Prima cosa da fare quando si arriva in un nuovo paese, ovviamente, prelevare. Prelevare, che è già stato difficile ieri perché non si sa perché non ci accettava 5 cifre del codice segreto, ne voleva solo 4. Adesso ci riproviamo un po'. Ora cosa ti faccio vedere? La si spoglia. Ta-da! Questa è la cosa che mi segue in ogni singolo viaggio dal 2017, infatti guarda com'è conciato, cioè si vede che è un po' usato, ma lo adoro. Qui dentro ci stanno i contanti e le carte di credito. Vi lasciamo il link di quell'aggeggio in descrizione. Sono sempre così attaccati a me e non li rischio di perdere, anche quando dormo la notte, nei treni, solo un po' cose. Una delle cose che diciamo sempre, che nomino spesso anche nella guida, nel libro, è che è importante fare attenzione a non farsi fregare i soldi in viaggio, dalle banche in particolare, perché le banche gli piace molto fregarci i soldi. Quindi scegliere le banche in maniera oculata, che non ti applicano commissioni folli per viaggiare. Noi abbiamo N26 e Kebanca, ad esempio. Oggi Kebanca si chiama Mediobanca Premier, una roba del genere. E per far capire quanto effettivamente è corretto il tasso di cambio, abbiamo appena prelevato 250.000 pesos cileni, che sarebbero 241 euro al tasso di cambio corretto, e la mia banca mi ha fatto prelevare 243 euro, quindi soltanto 2 euro di commissione. Fidatevi che è pochissimo, è veramente poco. Seconda missione portata a termine, abbiamo preso la sim card con 40 giga, circa 20 euro abbiamo speso, e per un mese. Altro buono? Movistar, che è uno dei tre migliori, dei tre operatori del Cile, è uno di quelli con maggiore copertura. Vediamo se prende in montagna, abbiamo esatto. I nostri dubbi, però abbiamo dietro con noi la saponetta super figa, che abbiamo sempre utilizzato in van e ha sempre avuto un'ottima ricezione, quindi speriamo che anche qui non ci deluda. Siamo quasi alla fine del mondo, non si va molto più a sud di così, eh? Laggiù in fondo, Antartide! E di là cos'è quella lì, la terra laggiù? Quella dovrebbe essere la terra del fuego, ma adesso vediamo. Ila dice che questo tipo qua assomiglia a Magellano. Secondo me assomiglia a Stalin. Facciamo un sondaggio nei commenti. Chi assomiglia? Forse abbiamo capito chi è il tipo della statua, ok Ila? Spiega. Il pilota Pardo, che è il capitano che ha salvato la nave di Sir Shackleton, che era rimasta naufragata, incagliata tra i ghiacci nel 1915 per un sacco di tempo. Andate a leggere la storia di Shackleton, perché è veramente una figata, è una tra le prime storie di sopravvivenza dove viene proprio fuori l'istinto della sopravvivenza umana, è veramente interessante. Non ho la minima idea di cos'è questo monumento qua dietro, adesso lo chiedo a Ila, che lei sa tutto. Cosa stiamo guardando? Monumento tripulante Sgoletancud, basta leggere. Cioè? Adesso mi chiedi poco, solo che è stato inaugurato da Sua Eccellenza il Presidente della Repubblica del Cile. Beh, se l'ha inaugurato il Presidente della Repubblica del Cile sarà importante. Un momento importante, forse è caduti? Abbiamo trovato un murales che è una figata pazzesca. Io penso che è il murales più bello che abbia mai visto, che è veramente enorme, sarà lungo boh 100 metri. Quindi, guarda, ecco già. Qui dietro si vede l'inizio, ma questa è la parte brutta. Oddio, somiglia a Biuccia! Ciao Biuccia!
Ok, terza missione su tre completate. Mettiamo la spunta verde anche qui. Siamo riusciti a trovare mutande e calzini. Abbiamo preso due paia di mutande, tre paia di calzini alla modica cifra di 9 euro. Mi mettono sotto. Ce la siamo cavata. Dai, adesso ci andiamo a rilassare in un caffè. Altro? No, ma ci siamo. Com'è Punta Arenas? Molto carina, molto colorata. Per ora mi sta piacendo. Poi con una bella giornata così. C'è un bel vibe in giro, sì. Sembra un bel posto. Adesso stiamo andando verso il centro, che c'è un caffè che sembra molto molto buono. Un sacco di recensioni su Google, quindi andiamo a provare un po' di caffè speciali cileni, che ho i miei seri dubbi che siano buoni. Però cosa ci vuoi fare? A Ila piacciono i beveroni, quelli più belli lunghi, americani, vero? Starò un mese senza bere caffè, io invece mi berotto quelle schifezze. Allora, quanto abbiamo speso per i nostri due caffè? Anzi, erano matcha latte, giusto? Sì. E una torta al dolce de leche e banana, che era veramente buona. 10 euro. 10 euro. Con tip. Con la mancia. Quanto c'era di mancia? Un euro quasi. Un euro di mancia, dai, ci sta. Dolce de leche è una cosa tipica spagnola, giusto? Non ho idea di cosa ci sia dentro. Però è una porcata che sembra buona, tipo caramello, ricorda? Magari se sai di cosa si tratta scrivicelo nei commenti, così ci illumini. Adesso è ora di andare a fare shopping. Che cosa c'è dentro i supermercati in Cile? Cosa troveremo? Eccoci. Supermercato cileno, cosa troveremo? Famosissima carozzi. Le prime due cose di strano che abbiamo visto entrando nel supermercato. Primo, che non ci sono i carrellini piccoli, quindi siamo stati costretti a prendere un carrello grande. Il secondo, che c'era un bel cagnolone anziano, proprio dolce, carino, coccoloso, dentro il supermercato a darci il benvenuto. Mele cannella. La scelta di un tè. Mele cannella, io voto per miele vaniglia, moringa e mango, io voto moringa e mango. Queste sono infusioni però, non sono tè. Limao e framboseca. Framboza, limone e fragola. Frambose, no, sono i lamponi. Lamponi. Allora, alla fine abbiamo preso una tisana e un tè verde. La tisana costa circa 3 euro più o meno, quindi come in Italia. Il tè verde 2 euro, quindi non male. E poi qui c'è una cosa tipica del Sud America, che la conosce. Dell'Argentina in particolare, il mate. Questo tè che si beve in una speciale tazzina con la cannuccia e che va versato tutto con un processo molto, molto particolare, e non si deve muovere la cannuccia, altrimenti va tutta questa erba va in giro e quindi te la bevi tutta. È una cosa quasi rituale che bevono gli argentini. Nei prossimi video nel canale sicuramente lo andremo a provare, quindi se non ti sei iscritto iscriviti, così non ti perderai la nostra degustazione di, come si chiama? Mate. Una cosa che ci manda sempre in crisi quando siamo fuori sono i biscotti, perché non ci sono come da noi i biscotti della Mulino Bianco, i classici brand un po' più famosi e buoni. Ci sono questi biscotti un po' tristi che sono sempre uguali ovunque in giro per il mondo, tra cui non mancano i classici Oreo, che quelli si trovano ovunque, che per carità non sono male, ma non hanno niente a che vedere con la qualità dei biscotti che abbiamo in Italia, per non parlare dei Nutella Biscuits. Se c'è qualcuno della Nutella che sta guardando questo video, sponsorizzateci perché li amiamo. Reparto alcolici, che io non bevo, ma comunque per chi interessa. Aspetta, sono io. C'è roba di interessante. Qui abbiamo Mango Sour, che non so. Una serie di cocktail già pronti in generale. Mango Colade, qui ce n'è una interessante che ho visto prima. Liquore al caramello. Questo sembra interessante, magari nei prossimi giorni lo proviamo. Come cifre siamo sui 4 euro, 5 euro, 6 euro a bottiglia, quindi niente male. Sembrano essere molto particolari questi qua, cosa che in Italia non c'è. Queste sono le cose che ci piacciono, perché ci permettono un po' di esplorare le cose che un'altra cultura ha da offrirci. Allora, in Cile c'è purtroppo una forte cultura della carne. Come vedi, il banco è molto fornito. Soprattutto c'è un lato blister, dove vanno solo blister e salsicce, che non hanno un bel aspetto. E qui c'è la parte con la carne, che ci sono delle carni un po' più particolari, quindi delle serbata. Ed ovviamente non può mancare la pizza. Bah, chissà se in vita loro avranno mai mangiato una pizza buona. Questa neanche di plastica sembra fatta, non me la toccherei neanche col binocolo una pizza così. Una foglia
di aloe vera. Non è una bambina che voglio mettere da quel certo. Lila dice che puzza, fammi annusare. Fa un po' di cadaverino, ecco, non è così invitante, diciamo. Però è una verdura, è da provare. Che figata quando si provano prodotti che non si conoscono, che non ci sono da noi, ma sono molto tipici. Come in questo caso il concia ilio, che a quanto pare con una breve ricerca in internet viene fuori che è un'alga che cresce proprio qua sulle coste dell'Antartide e che è ad altissimo contenuto proteico e con tante caratteristiche interessanti che va molto bene. A quanto pare si mette nell'insalata. Devo dire che ad annusarla fa un po' di cadavere, quindi non viene molta voglia. Però sarebbe da provare. Che dite? La proviamo? Grande problema ovunque nel mondo, l'olio. L'olio che solo in Italia abbiamo l'olio buono effettivamente, come questo, l'olio di oliva, l'aceto di oliva in spagnolo, mentre invece la maggior parte degli oli sono questi aceto vegetal come di origine. Che dici, ma perché? Che cos'è? Di cosa stiamo parlando? Il prezzo per questi oli buoni si aggira sui 12 euro, 10 euro, eccetera, quindi al litro, quindi più o meno come in Italia, dai, neanche troppo, considerato che qua di sicuro non hanno le olive per farlo. Una cosa che abbiamo provato, che è tipicamente cilena, è la ají, che è una salsa piccante che a me piace molto perché a me piace il piccante. Quindi ají, come dice Lila, che le sa pronunciare lo spagnolo, io sono una beata cippa, quindi quasi quasi la prendo perché questa sta bene un po' su tutto, panini e schifezze varie, non è male per chi ama il piccante. E questo è il reparto che ogni italiano non vorrebbe vedere, quello della pasta, e ci troviamo di tutto, spaghetti, mostaccioli, che non magari cosa chiedo, un po' di trucco, il prezzo, questo pacco qui viene tipo 3 euro questa pasta qui, spaghetti qua giù, 1 euro più o meno, 1,20 euro, c'è anche la barilla e un pacco di spaghetti viene circa 2,50 euro, quindi non è come in Italia, la pasta di qualità si paga se vuoi il marchio italiano, però le altre paste si trovano e sembrano abbastanza scrause e non ho il coraggio di provarle. Siamo al reparto patatine e abbiamo trovato una patatina con carota, poi miele e patata dolce e barbabietola, e sicuramente la proviamo anche se costa la modica cifra di 3,50 euro per 180 grammi, quindi è veramente costosino, ma finisce nel nostro carrello. Abbiamo trovato un dolce tipico che c'è dolce de leche, cocco e biscotti ammollati, sembrano tipo delle palline, interessante, costano 2,30 euro, quindi dai, li proviamo, sono veramente una porcata. Allora, abbiamo fatto una spesa decente, come prezzo abbiamo speso 51.000 pesos, quindi circa una cinquantina d'euro più o meno, conversione approssimativa, ma ci siamo, e come prezzi siamo come in Italia. Ovviamente ci sono delle cose che in Italia costano tanto e qui costa poco, per esempio l'avocado, ieri un avocado l'abbiamo pagato 40 centesimi e in Italia costa 1,52 euro, dipende da dove lo prendi. Anche tre, sì, dipende da dove lo prendi. E ci sono delle cose che sono molto costose che in Italia costano poco, come magari i legumi, la pasta. Però dai, ci sta, è bello perché quando vai a fare la spesa, secondo me entri tanto nella cultura del posto, perché il cibo fa parte della cultura, poi per noi italiani vale veramente tanto. E quindi è un viaggio entrare in un supermercato. Io ci perderei una marea di tempo proprio a vedere tutti nei banconi le cose particolari che ci sono, perché veramente mi fa capire come vive un popolo in base a quello che mangia. Adesso andiamo a sistemare la spesa e prepariamo questa benedetta cena che abbiamo fame. Fammi sapere nei commenti cosa ne pensi della spesa, qual è la cosa più interessante che hai visto, magari nei prossimi video parliamo di un alimento in particolare se ti interessa. Subscribe, lascia un like per farci crescere, ci vediamo al prossimo video. Peace! Comunque, giusto per dare una chiusura, questi dolcetti sono buone.